Per il primo anno Fano ospita in città un nuovo evento, si chiama Fano Fitness Festival ed è un appuntamento che si svolgerà in tre diverse location, il Pincio, la Darsena e la Corte Malatestiana. Come nasce l'idea e quando si svolge? Fano Fitness Festival è una festa del fitness che si svolge nella città di Fano, in queste tre location storiche e rappresentative della città. Ci sono tantissime attività proposte da poter fare e a cui partecipare ed è una grande festa dello sport che si svolge nella città di Fano. È una tre giorni, parte da venerdì 17 con l'inaugurazione alla Darsena per poi spostarci alla Corte Malatestiana, poi da sabato mattina 18 cominciano le attività al Pincio e alla Darsena, Pincio area training, Darsena area yoga, tessuti aerei e allenamento al femminile e Corte Malatestiana parte istituzionale, quindi conferenze, dibattiti, Università di Urbino e incontri con le scuole e vari esperti. Le informazioni sono consultabili al sito www.fanofitnessfestival.it, trovate il palinsesto completo e tutte le varie modalità di iscrizione alla manifestazione e alle attività che volete svolgere. La mia idea, io mi occupo di fitness da più di 10 anni, la mia idea era di combinare il fitness festival itinerante in varie location di Fano, storiche, promuovendo luoghi storici e facendo eventi di fitness, al Pincio, villaggio training, tutti gli allenamenti, la Darsena più dedicata al mondo donne, con allenamenti per le donne, al mondo yoga e mindfulness, mentre la Corte Malatestiana avrà un focus sulle conferenze e sugli eventi serali. Tutto il festival è in collaborazione con ASI, dove il biglietto di 12 euro prevede appunto l'assicurazione, la tessera con l'associazione ASI e niente, vi aspettiamo il 17, 18, 19 maggio al festival. E in supporto a questa manifestazione c'è l'ASI. Siamo stati veramente felici di poter iniziare questa collaborazione con l'associazione Fano Fitness Festival per promuovere questo progetto a cui crediamo veramente tanto. È il primo anno che Fano Fitness Festival organizza un evento del genere e quindi come ASI non potevamo farci trovare impreparati, quindi abbiamo da subito dato il nostro supporto per questa tipologia di attività che quando è all'interno dello sport e del sociale, insomma, rende, credo, tutta la comunità fanese e non un pochettino più ricca. Quindi un in bocca al lupo enorme all'associazione e all'evento.